Allora, buonasera a tutti e benvenuti a Falerna. Il sindaco si scusa perché era invitato a un matrimonio stasera, quindi aveva già preso impegni. Io sono il consigliere Stella, omonimo del sindaco, delegato alla sanità, quindi siamo a tema. Stasera sono contento per due motivi. Il primo, perché ho l'onore di ospitare persone che hanno contribuito alla grande crescita dell'ospedale di Soleria Matera. Ricordavo prima a cari amici qua che io lavoravo al pronto soccorso di Catanzaro. Una sera mia moglie mi chiamò perché era in procinto di partorire dal pronto soccorso di Catanzaro, quindi il Pugliese. Sono passato dall'ospedale di Lavezia, ho preso mia moglie e l'ho portata a Soleria dal dottore Vescio, Filippo Vescio, che è stato il ginecologo delle mie figlie, e una è laureata in biologia. Quindi voglio dire, per me è un ritrovarsi con persone care, con molti di voi ho lavorato. Alfonso Rosini Lavezzi, Giovanni Paolo, un caro amico, mi ha chiesto questa cortesia e quindi non mi potevo esimere. Il dottore Venditti è uno di famiglia per me, e quindi poi di Giovanni Cantovale, insomma, ci conosciamo tutti. Quindi potete immaginare con quale gioia io stasera vi accolgo a braccia aperte come se fosse una grande famiglia. E a malincuore vi dico che voi avete fatto la storia di Soleria, e purtroppo chi vi ha succeduto, ma non solo da voi, ma penso che sia un problema di tutta Italia, mancano medici, mancano dei valori, mancano dei protocolli, mancano delle regole, e siamo messi un po' maluci. Oggi ho fatto il pomeriggio dell'emergenza sanitaria e vi posso garantire che stiamo avendo dei seri problemi, si sta perdendo il diritto alla salute. Comunque vi auguro una bella serata, non vi voglio rubare più altro tempo, è stato qui. Mi auguro di rivedervi ancora e la prossima volta vi prometto, se lo sappiamo in tempo debito, di farvi conoscere il nostro sito. Di qualsiasi cosa, di posizione, e buona giornata a tutti.